salve a tutto il pubblico della Centrale Naturale. Ci ritroviamo stasera con Michele, un nostro caro amico ammiratore che è anche maestro di Tai Chi, e ci spiegherà stasera in modo semplice questa antica e affascinante arte. Bene, ciao Sergio, ciao a tutti gli amici della Centrale Naturale, con molti ci conosciamo di persona tramite le camminate che abbiamo fatto. Per chi non mi conosce, io sono Michele Burini e diciamo il Tai Chi è la mia grande passione e anche un po' diciamo il mio secondo lavoro che faccio più per hobby che come vero e proprio lavoro. Il Tai Chi, per chi non lo conosce, è una disciplina molto affascinante che può essere vista sotto tanti punti di vista. Nasce come arte marziale, ma poi si sviluppa principalmente come disciplina olistica per il benessere del corpo e della mente. Diciamo, il Tai Chi, da un punto di vista, può essere considerato come una meditazione in movimento. Per molti è una meditazione in movimento, per altri è un percorso di crescita interiore. Diciamo, c'ha un po' tutti quegli aspetti che hanno le discipline olistiche che tendono a mettere al centro la persona e il benessere psicofisico della persona. Il Tai Chi ha radici abbastanza antiche, diciamo che i primi scritti si trovano intorno al 1500, però trae origine da teorie molto più antiche che sono un po' la legge dello Yin e dello Yang, la legge dei cinque elementi, degli otto trigrammi, che sono teorie antichissime, riferibili al taoismo che hanno oltre 3000 anni. E quello che il Tai Chi vuole fare, si propone come scopo, è portare quelli che sono i principi di funzionamento un po' della natura, dell'universo e della persona stessa nel proprio modo di muoversi, nel proprio modo di utilizzare il corpo e la mente e più in generale nella propria vita, di utilizzare questi principi che regolano la natura per essere un tutt'uno con essa, insomma, per trovare un'armonia in noi stessi e col mondo che ci circonda. E è un percorso, come potete ben capire, infinito, perché di fatto non esiste un punto d'arrivo, esiste solo un viaggio che comincia dai primi esercizi, dai primi movimenti e poi piano piano una scoperta sempre maggiore di se stessi e in alcuni casi anche dell'altro, perché ci permette anche tramite pratiche di coppia, come può essere il Tui Chi, oppure anche come può essere una prima forma di combattimento e di contatto, e ci consente un po' di sentire anche l'altro, di capire noi stessi e capire gli altri. Ah, molto interessante. Quanto ci vuole più o meno per iniziare? Quanto tempo ci vuole per iniziare un po' a entrare nel vivo del Tai Chi, avere i Allora, primi benefici, diciamo? io guarda, molto spesso i primi benefici che vedo nelle persone vanno dopo 5-6 mesi. Diciamo che i primi 3 mesi nel Tai Chi, lo so che questa non è una bella pubblicità perché molto spesso in una società che scorre tanto veloce si tende a preferire cose che danno molto e subito. Nel Tai Chi i primi 3 mesi servono per capire quello che stai facendo, più o meno. Dopo, una volta capito quello che stai facendo, puoi entrare. E, diciamo, i primi benefici sono magari quel vedere il corpo un po' più morbido, magari rigidità muscolari, meno torcicolli, meno mal di schiena, sentire il corpo un po' più sciolto. E questo è il primo beneficio che si acquisisce. E il primo beneficio penso che arriva in 5-6 mesi se uno pratica discretamente bene. Mentre dopo ci sono vari step e vari scopi. Praticare il Tai Chi
Come arte marziale è un discorso, praticarla come disciplina per il benessere ne è un altro, perché la marzialità è un pochino più difficile nel Tai Chi, perché molto spesso noi abbiamo vari tipi di arti marziali, ci sono arti marziali che si basano principalmente su potenza, velocità e tecnica, in cui l'approccio è abbastanza immediato, uno nel tempo in cui arriva a mettere il fisico in forma, diciamo, arriva anche a capire la tecnica per poter combattere. Il discorso della difesa personale con gli stili interni di arti marziali, come possono essere il Tai Chi, il Bagua, gli Xing Yi, è un pochino più lungo perché l'approccio è diverso, perché quello che si cerca di fare è, in pratica, riscoprire il corpo, riscoprire una metodologia di utilizzo del corpo che è più efficiente, ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo. Perciò non è tanto tecnica. Poi c'è tutto il discorso della circolazione energetica, dell'intenzione. Perciò è un Insomma, po' più lungo. L'approccio marziale credo che per vedere un'applicabilità marziale del Tai Chi devono passare almeno 2 anni se uno è molto bravo, se no forse tre. ma il Tai Chi a livello marziale sarebbe il Kung Fu o è un'altra cosa? Guarda, io questo è una domanda. Adesso dovremmo aprire un mondo perché spiegare cos'è il Kung Fu è una cosa un po' particolare, perché Kung Fu o Wushu, che sono due parole che vengono spesso usate come sinonimi, indicano un po' la generalità di tutte le arti marziali di origine cinesi. Perciò il Kung Fu non è un'arte marziale, sono all'incirca 140-150 arti marziali con molti sottostili, ognuna di queste. Queste 150 arti marziali circa, largo circa, che non so, che nessuno sa ben preciso quante siano. Si stima che siano circa un 150 che vanno sotto il nome di Kung Fu. Si dividono in due grandi famiglie, stili esterni e stili interni. Gli stili esterni sono la maggior parte, sono quelli che partono da una ripetizione tecnica e vanno nella direzione di potenziare la velocità, la potenza del corpo, la forza, la precisione, e si parte da quel discorso per ottenere una marzialità. Mentre gli stili interni fanno un altro giro, fanno il giro di partire prima dalla circolazione energetica dell'energia, poi dall'utilizzo, diciamo, ottimale di quello che è il movimento, e dall'utilizzo principalmente non della propria forza, ma della forza dell'altro. Perciò le arti marziali interne sono un percorso un po' più lungo, quelle esterne un po' più breve. Diciamo che in cima si incontrano perché un'arte marziale esterna a alti livelli diventa interna. Non è più forza fisica, non è più potenza, non è più velocità, ma è un qualcosa di più. È un'energia interiore che riesce a determinare un risultato con uno sforzo quasi impercettibile. Il discorso delle arti marziali interne cercano di fare questa cosa fin dall'inizio, però il percorso è molto più lungo per arrivare. E comunque sì, è uno stile di Kung Fu, Tai Chi, però come sono stili di Kung Fu tutte le altre arti marziali di origine cinese. La parola Kung Fu di fatto significa solo lavoro duro, tradotto letteralmente, significa quella quantità di esercizio e di pratica necessaria per acquisire un'abilità. Ah, ho capito. Sì, perché molti. La parola Kung Fu significa lavoro duro e vengono entrambe usate come sinonimi per indicare i vari stili delle arti marziali cinesi. Perciò Kung Fu è tutto e niente. Sì, no, difatti, almeno anche altri lo sanno perché lo sapranno, perché. Molti pensano che il Kung Fu è proprio l'arte marziale, invece in realtà, come dici te, è solamente
identifica molti stili, diciamo. Identifica tutte le arti marziali di origine cinese. Invece il Tai Chi, proprio quello non marziale, il Tai Chi, quello là che hai fatto anche, ci hai mostrato quel giorno, cioè le forme, no? Il Tai Chi non è che c'è marziale o non marziale, il Tai Chi è solo uno. Diciamo che c'è chi si sofferma più sul cercare un ascolto interiore e diciamo una scioltezza del corpo, un benessere fisico, e c'è chi si sofferma di più invece sul cercare il significato marziale di quei movimenti e l'applicabilità di quei movimenti, però è lo stesso, non ci sono differenze. Io lì vi ho fatto fare un Tai Chi, diciamo, essendo all'inizio, l'arte marziale non può venire fuori subito, prima c'è da imparare un pochino di tecnica, un pochino di modo di fare, tutto quanto, però il Tai Chi è quello, nel senso che da quello si parte, poi la parte principale rimane il lavoro interno, il lavoro sull'energia, il cosiddetto Qigong o Qigong, che molto spesso viene fatto anche come disciplina a sé e rappresenta un po' il 50% del Tai Chi, diciamo, mentre l'altro 50% è rappresentato dai fondamentali, dalla forma, che sarebbe l'insieme delle tecniche messe in una determinata sequenza, il sasho, che sarebbe l'applicabilità marziale, e il tuisho, che è l'esercizio sulla sensibilità, sul sentire l'altro, mentre la forma si ascolta se stessi, sul tuisho si ascolta l'altro. Ah, ok. E ti voglio chiedere altre due cose. Una, ma quelle cose che fanno vedere tipo nei video, nei film, no? Tipo che stanno sui prati, tutti quanti che fanno le forme e Eh sì. senza quello è il Tai Chi, diciamo, tranquillo. Quella è la parte del Tai Chi dove si studia la sequenza energetica. Quella forma ha diverse valenze, nella forma c'è tutto, perché nella forma c'è sia, diciamo, tutti i principi del Tai Chi, nel senso, la forma è un contenitore, il Tai Chi è il contenuto. È come se la forma è il recipiente e il Tai Chi cos'è? Sono i principi che io metto nel movimento nel fare quella forma. Perciò l'importante non è la forma, ma i principi. Non è tanto non è tanto la forma, ma come viene fatta. La forma è il contenitore, perché di fatto, se un principio, diciamo, come potrebbe essere utilizzare l'energia e non la forza, oppure utilizzare la forza di gravità, oppure radice tronco ramo, detto in se stesso ha poco senso, va applicato ad un movimento. La forma è il contenitore dei principi, il Tai Chi è il modo in cui utilizzi il corpo. Ok, qualcosa sull'energia proprio, l'energia da dove si prende? O ce l'abbiamo già dentro? Cioè, come L'energia funziona un po'? è dentro e fuori, noi è come meccanica quantistica, noi siamo delle particelle di energia in un universo di energia, perciò noi siamo energia e allo stesso tempo il mondo che ci circonda è energia. E noi scambiamo energia col mondo che ci circonda. Diciamo da un punto di vista più tecnico e medico, se noi guardiamo la medicina di base cinese, ci sono all'interno del corpo l'energia è ovunque all'interno del corpo, ma ci sono percorsi energetici chiamati meridiani che sono le vie principali secondo cui questa energia circola all'interno del corpo. I meridiani principalmente ce ne sono molti, i principali sono 14, due associati al meridiano anteriore e posteriore della piccola circolazione, scusate, e altri 12 associati a sei organi yin e sei organi yang del corpo. E l'energia
gira a secondo una determinata sequenza che si chiama circolo circadiano tra questi organi, che potete trovarlo tranquillamente in internet. Ah, bene. Solitamente si dice che i reni scambino energia con la terra e la milza col cielo. È interessante, e se ne potrebbe parlare ore e ore, insomma, è un mondo molto affascinante, anche perché diciamo noi come occidentali ci siamo allontanati tantissimo dalle antiche tradizioni e purtroppo le no molte generazioni non hanno proprio, abbiamo vissuto proprio solo nel consumismo insomma, e nelle cose un po' più negative. Però se uno riuscisse a riaffacciarsi a tante di queste antiche tradizioni che ti possono aiutare, insomma, e Sì, oltre che dare. noi ci stiamo riavvicinando, i cinesi se ne stanno un po' allontanando, sono i nuovi americani. E Dai, veramente, sì. sì, adesso molto spesso i maggiori maestri cinesi vanno a cercare fortuna altrove perché altrove c'è chi è pronto per trovare affascinante quelle cose millenarie che loro fanno. Quando Ah. molto spesso in patria loro neanche trovano appoggio. Eh sì, alla fine è tutto, insomma, girano le cose. Girano. Comunque, per chi si volesse avvicinare al Tai Chi, il primo scopo è sentire se stessi. È un percorso di crescita, comunque, come qualsiasi disciplina olistica, come può esserlo lo yoga o il Qigong, sono percorsi di crescita sia interiore che psicofisica. Sì, e dopo, La casomai, parte di. mentale c'ha un dettaglio in più, c'ha il dettaglio del rapporto con l'altro, perché quello che noi troviamo, la marzialità, non è altro che se non la guardiamo da un punto di vista della violenza, altro che diciamo, la parte più brutta, è un relazionarsi con l'altro, è uno scambio di energie, e molto spesso questo scambio di energie porta alla comprensione anche dell'altro. Perciò noi molto spesso nella società moderna si è persa anche un po' la definizione antica dell'arte marziale, perché una volta la parola arte era il sostantivo e marziale era l'attributo, perciò l'arte era l'espressione di se stesso, della propria interiorità, e la marzialità era l'applicabilità di quell'arte nella difesa. Oggi molto spesso le arti marziali sono diventate metodologie di combattimento, ma questo si è discosto un po' da quello che era l'origine. L'origine delle arti marziali, la maggior parte nascono su templi buddisti o comunque centri di grande cultura e di grande profondità spirituale. Sì, molto chiaro e bellissimo, interessante. Poi certo, la parte negativa dell'uomo dopo rovina un po' delle cose, però fa parte poi del gioco. E Michele, sei stato molto esaustivo, insomma, hai dato un sacco di input, un sacco di anche quest'ultima cosa dell'arte marziale vista in un'altra ottica, no? In quella, diciamo, solo per fama a botte. E invece per l'età, c'è un limite d'età per No, approcciare. guarda, il Tai Chi si può essere praticato da qualsiasi età, fino a qualsiasi età. Solitamente, anzi, molto spesso è più difficile adattarlo ai piccoli, perciò a meno che non ci sia un adattamento particolare di come viene fatto, molto spesso il Tai Chi viene praticato, diciamo, dai 16 anni in su. Se lo vogliamo adattare ai bambini più piccoli, diventa un po' un adattamento del Tai Chi, perché essendo uno stile interno la comprensione arriva un pochino più in là,
c'è una parte filosofica nel Tai Chi, perciò molto spesso si tende a prima la parte del Tai Chi che si insegna ai bambini è un po' la parte del Kung Fu, la parte estetica e la parte giochi, capriole, rotolamenti e cose varie. Però dopo, quando si entra nel vero Tai Chi, ci si entra in età, diciamo, adulta o quasi, e si porta avanti per tutta la vita. Ci sono maestri che hanno 90 o 100 anni di Tai Chi. È una cosa che solitamente uno o lascia perdere dopo 3 mesi o se lo porta per tutta la vita, insomma. Ah, ok, va bene. E, Michele, poi dopo sotto il video scriviamo se vuoi lasciare qualcosa, qualche link, qualcosa che vuoi, e noi possiamo pure risentirci. Il link è quello della scuola di Tai Chi alla quale io appartengo, che è lo stile dell'acqua, la Wang Academy. Quella è la mia scuola, però diciamo il Tai Chi in generale, io pratico Tai Chi in generale, nel senso conosco anche altri stili, però diciamo quello che insegno è quello che viene insegnato nella mia scuola, che è quello un po' che a me è piaciuto di più per gusto personale. Poi potremmo lasciare, per chi volesse, tanto i miei recapiti. Io in chat non c'ho filtri, perciò chiunque può chiamarmi direttamente se vuole fare una prova oppure chiedermi quando faccio una lezione di prova e venire tranquillamente, insomma, non c'è problema. Perfetto. Poi dopo, se ti va, possiamo risentirci, che ne so, fra un mesetto per parlare di qualcos'altro o continuare. Tanto, cioè, sono cose che non finiscono mai, insomma, I cioè, è tempi sono un finiti mondo. su questo. Io ti ringrazio, Sergio. Ti dico, a me è piaciuto fare un'introduzione anche l'altra volta ai ragazzi con cui camminiamo. Quando ci sarà voglia, se volete, io non c'ho nessun problema anche a giocare un po' fra l'andata e il ritorno di una bella camminata. Ok, grazie tantissimo e ci risentiamo. Ciao Michele. A te, ciao. Ciao. L'amour est si sacré comme l'eau et la terre, les hommes et les fleurs sont frères et sœurs. Une loi nous unit, c'est le cosmos qui vit. Amour. Thank you.
tous les ruisseaux pourront chanter. Nous serons les amants. Comme l'eau et la terre, les hommes.